Questo programma vi è presentato da anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi e liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barcavela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietti d'aereo, traghetti, alberghi e viaggi per tutte le tasche, con weekend a partire da 99 euro a coppia. Visita il sito viaggioevedo.it o la pagina Facebook Cuore e Coccole. Agenzia Viaggio e Vedo, a Roma, in via Bartolo Longo 1, telefono 06 41 036 36. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri. E buonasera, buonasera a tutti dai microfoni di Radio Vacanze. Bellissimo compleanno della radio e del conduttore. Stasera veramente festa con i fiocchi e soprattutto tanta informazione turistica, e raccoglieremo anche insieme un bellissimo ora di tempo presa proprio così per i capelli, per parlare insieme di turismo, parlare anche del programma sulla Grande Guerra con il contributo dell'associazione Cime e Trincee e con l'ammiraglio Romano Sauro. Insomma, tante belle cose, ma si parte subito con i numeri. Lo 06 410 16 80 oppure il WhatsApp e SMS al 320 46 87 503. E cominciamo subito con un tema caldo, 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 caldo. E al telefono abbiamo con noi Araldo Biaggi. Ciao Giorgio, benvenuto, come stai? Ciao Gigi, innanzitutto tanti auguri. E sono 54, 54. Si comincia, dai. Si comincia. Anche a te auguri per ieri, 58. stai cercando pam, di raggiungermi, pam, ma pam. Non arrivi. Aspetta, allora, che te ne dico una. Stai in ascolto perché abbiamo gli auguri anche dalla Germania. Stai là? Ciao fratello, dalla Germania alles gute zum Geburtstag. Alles gute zum Geburtstag. Ciao, ecco. Bruda. Io mi auguro che dalla Germania me l'abbiano fatti giusti gli auguri, perché non so che mi hanno detto. Mi hanno fatto gli auguri anche dalla Mongolia. È un carissimo amico, sì, è un collega, agente di viaggi che sta per missione, sta vedendo degli alberghi in quell'area, lo saluto molto. Ciao Juan, grazie. E abbiamo tante cose, abbiamo anche bella musica e poi vogliamo parlare finalmente di quello che siamo capaci, di turismo, e poi, come tu sai, ci occuperemo del programma anche sulla Grande Guerra nella seconda parte, insomma, che anche quello fa parte della nostra tradizione radiofonica. Allora Giorgio, noi ci siamo sentiti poco fa per un preventivo che serviva delle persone qui per il Portogallo, e tu mi hai detto anche della situazione che c'è in Turchia, che è completamente ristabilita e si stanno preparando delle cose molto carine. Insomma, cerchiamo di riaprire, ecco, di rivivere il turismo. Assolutamente sì. Allora, la Turchia ha attraversato un momento difficile, ma turisticamente parlando è assolutamente tranquillissima e con delle offerte veramente spaziali. Da prendere al volo. Da prendere veramente al volo, ma anche ragionandoci sopra. Certo, ragionando. Nel senso, Istanbul è una città, è inutile dirlo, affascinante sotto tutti i punti di vista. Ha un trascorso storico millenario tanto quanto Roma, è una delle poche capitali mondiali ad avere veramente una storia infinita, bellissima, che visitandola riesci a percepire questa bellezza in qualsiasi angolo della città tu ti possa trovare.
E turisticamente parlando abbiamo delle offerte veramente incredibili, in collaborazione con l'ente del turismo turco e con la collaborazione della Pegasus Airlines e di Turkish Airlines, abbiamo delle offerte veramente fantastiche, proprio per risuscitare ancora di più interesse verso questa destinazione. Città. Ricordiamo poi che comunque è a 2 ore di volo e noi come appunto come agenti di viaggio e come persone che fanno il programma radiofonico proprio perché hanno questa esperienza e vogliono condividere il valore dell'informazione corretta. E intanto mi fa gli auguri anche Laura Taccini, agente di viaggio dal Kenya. Ciao Laura, grazie. E noi dicevamo questo. Noi non è che ci mettiamo lì a parlare solo dell'offerta più o meno conveniente, spieghiamo anche il perché è valida e a chi è diretta quella proposta, è ovvio, no? Assolutamente, anche perché peraltro noi, contrariamente ai siti internet, noi agenti di viaggi ci mettiamo la faccia, ma non ci mettiamo la faccia esclusivamente per chiudere una vendita. No, facciamo questo perché ci crediamo profondamente in quello che facciamo e in quello che proponiamo. È il nostro lavoro, mancherebbe. Il discorso Turchia sta suscitando varie polemiche per problematiche di sicurezza. Ok, perfetto. Io personalmente, in quanto agente di viaggio, in quanto tour operator specifico, specialista sulla destinazione, io personalmente il 28 ottobre andrò in Turchia, certo, a Konya, in piena Cappadocia, per partecipare a un grossissimo evento promosso dal Ministero del Turismo turco e dalle linee aeree turche, la Turkish Airlines. Certo, ma poi diciamo... Ecco, diciamo una cosa. Se ci fossero problemi di sicurezza, non c'è, ma neanche affideresti, non andrei personalmente. Ma neanche daresti ai passeggeri, perché poi diventerebbe un tuo problema di ritorno se non fosse niente, no? Assolutamente. Nessuno cioè, è un pazzo scatenato. Se io perché? Promuovo una destinazione perché ci credo, e perché certo, sono ma neanche di quello ma che chi manderebbe i propri passeggeri? Senti, bravo. Nella proposta che tu fai per Radio Vacanze si legge zona antica, gli alberghi, zona Taskim e poi ecco questa differenza e zona Bosforo. Possiamo spiegarle queste differenze? Allora, innanzitutto c'è da dire che Istanbul è l'unica città al mondo divisa su due continenti. La parte europea, quella preponderante, e la parte asiatica. La parte europea si divide a sua volta in 4 zone di rilevanza turistica. La zona antica è quella più affascinante, quella con Sultanahmet, quella con la Moschea Blu, la Chiesa di Santa Sofia, quella con i principali monumenti storici e architettonici di Istanbul della parte ottomana, tant'è che infatti c'è anche nella zona antica il palazzo del Pascià, il famoso Topkapi, certo. In turco si dice Topkapı, dove si possono ammirare delle cose spettacolari. È un antico palazzo che è sede del Pascià per oltre 4 secoli. Noi, un palazzo spettacolare dove dentro si possono ammirare delle cose assolutamente uniche, fra cui anche esatto. Il tesoro. Poi, l'importante è capire, io stamattina sono stato a trovare un carissimo amico che aveva la bimba malata, Giulio Caudiano, anzi lo saluto, e mi spiegava che era stato a Berlino e c'era il museo della cultura islamica, era andato a vederlo, dunque esiste anche quell'altra parte. Noi la cosa importante è che diano valore all'uomo, questo è quello che conta. Poi ovviamente il passato non lo può cancellare nessuno, perché se uno dovesse digitare dominazione turca o ottomana arriverebbero a Vienna, in Spagna, ancora... Ma non solo quello, ecco, l'importanza di Istanbul, ecco, ricordiamoci che a livello scolastico noi l'abbiamo sempre conosciuta come Costantinopoli. Ecco, ricordiamo l'abbiamo questo. l'abbiamo conosciuta sotto il nome di Bisanzio, certo. Sempre Istanbul. Sempre quello è...
una cosa dunque, importante. Dunque, le ripartizioni di Istanbul, la zona antica, la zona Taksim, la zona moderna. La zona antica è, ripeto, quella più affascinante, quantomeno per me. Certo, anche per me. Sono stato, credo, a Istanbul ormai, non lo so, non le conto più, ma sicuramente più di 80 volte in 34 anni di mia storia turistica con la Turchia. Ogni volta che ci torno trovo sempre comunque un angoletto nuovo che mi affascina. L'evoluzione. E quella è la zona antica, quella più che piace anche a noi. È la zona antica. Poi esiste la zona di Taksim. Okay. Piazza Taksim è la zona, il cuore pulsante del turismo, della Istanbul moderna. Certo. È una piazza di media grandezza, dove ci si affacciano degli alberghi splendidi, il Marmara, l'Hilton e così via. Da Piazza Taksim scende la strada dello shopping elegante di Istanbul, la Istiklal Caddesi, che porta fino giù al Ponte di Galata. Ponte di Galata che è un altro angolo di Istanbul, dove c'è il mercato delle spezie. La zona si chiama Minane. E questa strada, ripeto, che è la strada dello shopping elegante, è assolutamente fantastica, anche perché attraversa dei quartieri tipo il quartiere di Pera. Immagino che i nostri ascoltatori abbiano letto, comunque sentito parlare, del famoso magnifico giallo di Agatha Christie's Assassino sull'Orient Express. Ecco, vedi, noi poi riusciamo a legare. Assassino sull'Orient Express che prende forza e inizia dagli ambienti di un ambiente di un hotel storico di Istanbul, che è il famoso Pera Palace. Ecco. Pera Palace, che prende appunto il nome dal quartiere di Pera. Certo. Ed è anche qui è da vedere. Poi la zona del Bosforo e diamo poi la qualche zona prezzo. Del Bosforo è la zona più bella dal punto di vista scenografico. Ci si affacciano solo alberghi 5 stelle. Noi promuoviamo appunto con un'offerta assolutamente unica. Beh, il nuovo hotel Bosphorus. Dopo faremo anche un accenno al prezzo, lo stavo leggendo, complimenti. Facciamo anche poi magari un'offerta, un richiamo di lo diciamo. E poi ci sta un albergo assolutamente unico. Adesso tutti si crogiolano e parlano del lusso di Dubai con il Burj Al Arab, la vela. Sì. Però gli alberghi vecchio stile, quelli gli alberghi di fascino, è un'altra gli cosa. Alberghi che hanno una storia, ecco, nascono intorno al Kempinski. Il Kempinski di Istanbul è un albergo assolutamente importante. Unico nel suo genere. Importante. Senti, e assolutamente unico. Ok, io volevo, purtroppo i tempi della radio sono questi, volevo dare dei prezzi. Tu parti dalle 3 notti per il periodo che va da novembre a tutto marzo 2017, tolte ovviamente le feste, parti dai 149 euro per le 3 notti, oppure i 160... Attenzione. Parliamo di volo, notti d'albergo, prime colazioni e trasferimenti aeroporto, hotel aeroporto. Ecco, e parliamo con l'hotel Samir, che è un magnifico 3 stelle. Ovviamente poi possono esatto, le persone possono andare a vederlo, chiedere qui a Radio Vacanze. Io gli manderò senza problemi la locandina con le offerte. Parliamo poi le 4 notti sulle 169 euro fino ad arrivare alla veramente una cifra sciocca per un 5 stelle ai 249 euro per stare nei 5 stelle in zona Bosforo. Beh, bello, al bravo. Al nuovo hotel Bosforus di tutti ovviamente disponibili in rete per poterli vedere. Bene, e questo era il nostro amico Araldo Viaggi, specializzato in Messico, Turchia,
Portogallo e Argentina. Mi fermo perché sennò sembra che fai tutto te. Allora ti lascio con una bellissima canzone di Van Sorrenti, Alma Latina, e ci risentiamo tra poco. Ciao, dai. Ciao. Ciao, arrivederci. Ciao. Ragazzi, niente da dire su questi prezzi di Araldo Viaggi. Intanto suoniamo anche con Van Sorrenti. Ciao, a dopo. Mia amor, mia amata, questa notte ti ho sognata. Che banale questa frase, che banale quest'amore, perché da poco è iniziata questa storia mai finita. E so che stai lontana da me e ti immagino ballare in mezzo a amor, recondita, illumina. So che stai lontana da me e ti immagino ballare in mezzo a amor, devi vita, illumina. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il nostro sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, Agenzia Viaggio e Vedo a Roma, in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Radiovacanze.com, prima e dopo le ferie. Eh sì, prima e dopo le ferie, alle 19:19, rigorosamente sola da Genova, Cinzia Ansaldo, altra ascoltatrice di Radio Vacanze. Ciao Cinzia, come stai? Ciao a tutti, sto bene, grazie, tutto a posto. Eh sì, ragazzi, tutto a posto. Cinzia mi diceva prima che mi ha chiamato che si sta preparando per andare a ballare. È brava, eh? Io faccio gli anni e tu ti diverti. Io sì, eh? Auguri a proposito. E stasera me ne vado a ballare la salsa.
alla grande. Allora, oltre al pesto fatto come si deve, lei anche pesta la pista da ballo, bella questa, pesta, pista, mi piace questa cosa. Bella, sì. Bella, bella questa forte. Allora, carissimi amici, lei come ovviamente conosce l'agenzia perché è stata nostra ospite negli appartamenti qui che abbiamo a Roma e poi ovviamente è nata l'amicizia e tante altre cose, insomma è un'ascoltatrice come molti, è diventata appunto amica della radio. Senti, che tempo fa lì a Genova? Dici qualcosa, perché qui sta piovendo a dirotto e praticamente siamo chiusi in agenzia nella sede della radio. Da te? No, qui è bello, è freddo però. È arrivato il tanto aspettato freddo. Ce l'ha fatta, finalmente. Però, a te che ti importa? Balli, ti scaldi. Ma io, a me che mi importa? Io preferisco il freddo. Allora. Quando non si può andare in vacanza, bisogna che si lavora, bisogna accontentarsi. Bisogna accontentarsi. Diciamo che un po' di parte del mondo l'ha visto, noi raccontiamo il tuo vecchio diagnostico, mi ha parlato, sei stata a Cuba, no? Se mi ricordo bene. Sì, sono stata a Cuba e conto di tornarci. Eccola là, ha già sparato, pam, pronti, già le valigie sotto. Eccoli come sono, certo. Mi piacciono così. Anche, ma non solo quello, le valigie ce l'ho anche per una crociera, Gigi. La mettiamo in crociera, ad ottobre verrà in crociera con Radio Vacanze, tanto la rilanciamo perché comunque è un piacere, la faremo con tante altre bella gente e ci divertiremo. Ovviamente ripasseremo per la bellissima grande città. Senti, Genova, che molti la conoscono pure per Fabrizio D'Andrea, ma secondo te com'è lo spirito dei genovani? Dai, racconta i tuoi conterranei, come sono? Ma Genova è cambiata dai tempi di D'Andrea, assolutamente. Direi. Ci mancherebbe. Non ha più niente. Adesso è una metropoli, adesso è diventata una metropoli. Ecco perché era andato in Sardegna lui. che... I cosiddetti caruggi non sono più caruggi. Vabbè, però tu, diciamo, nonostante la tua giovane età, l'hai vissuto i caruggi. L'hai visto, insomma. Dico, nonostante la giovane età, dico, i caruggi l'hai visto, insomma, erano una caratteristica per il porto di Genova e chi incontrava il mondo, no? È comunque una città che si è aperta sempre, voglio dire, e poi in fondo, insomma, è parecchio da vedere. Chi pensa che Genova è solo l'acquario è in grosso errore, insomma, ecco. Sì, no, Genova è sempre bella, poi la mia città, quindi a me piace, io la adoro. Campanellismo, din don, va bene, ci siamo. Senti, va bene, io ti lascio andare a ballare e ti voglio dedicare una bellissima canzone per il tuo compleanno, che poi sarebbe il mio, ma noi non ce ne frega niente, va bene uguale. Allora, per la nostra amica della radio Cinzia Ansaldo, rigorosamente sola, da Genova, che va a ballare pista e pesto, Sogna di Francesco Morrone, perché la vita abbia un sogno per tutti gli ascoltatori di Radio Vacanze. Ciao Cinzia e buon divertimento! Ciao a tutti, grazie! Ciao, rimani con noi! Grazie, ciao! Cinzia Morone, Francesco Morone, Sogna, perché i sogni è una vita e la vita è bella e va vissuta. Notte stellata, voce soffocata, con le mani che sfiorano il tuo viso, luna bianca, luna storta, luna rossa, luna morta. Sogni intanto la felicità, sogni intanto l'anima che va, è un sogno che ti spingerà allegramente. Sogna tutto quello che non sai, sogna quello che non vedi mai, sogna tutto quello che non c'è. Solita noia, solita scusa,
sento ancora. Altro problema che cresce dentro me. Sarò migliore se sarai accanto. Anni di esperienza ed una grande passione per i viaggi ti aspettano nell'agenzia Viaggio e Vedo. Professionisti del turismo organizzeranno, oltre alle tue vacanze, viaggi, liste nozze, crociere, viaggi di gruppo, soggiorni in castelli, escursioni in barca a vela ed agriturismi. Prenota la famosa passeggiata romana a soli 25 euro cena inclusa. Inoltre biglietteria aerea e marittima, alberghi e viaggi per tutte le tasche con pacchetti weekend a partire da soli 99 euro a coppia. Visita il nostro sito www.viaggioevedo.com o segui e commenta sulla pagina Facebook di Radio Vacanze, Agenzia Viaggio e Vedo a Roma in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia. Telefono 06 410 1680. Viaggio e Vedo, protagonisti del tuo tempo libero. Radio Vacanze, in collaborazione con Viaggio e Vedo, ti ricorda che le tue vacanze al mare sono qui. Hotel Royal 4 Stelle, Positano, Costiera Amalfitana, Campania. Anche noi siamo partner di Radio Vacanze. Vieni anche tu su www.radiovacanze.com ed ascolta le nostre offerte, le nostre interviste, la nostra musica. Eh sì, le nostre interviste alle 19:28 le facciamo rendendo veramente omaggio, chapeau, tanto di cappello, al fonico della radio, Enrico Muccitelli, che è in linea. Ciao Enrico, come stai? Ciao Gianluigi, buonasera a tutti i radioascoltatori. Grande, buonasera. Enrico, grande. Siamo bene. Ti devono molto, io ti devo molto, che siamo riusciti a mettere in piedi questa, in tutta fretta, questa trasmissione grazie alla tua opera. Voglio ricordare che Enrico è un fonico e ha uno studio di fotografia e non solo, ma Enrico è grande, te posso dire. Oggi voglio farvi raccontare da lui quello che ha fatto. È andato a fare le foto per un matrimonio, è partito sotto una acquazzone e poi che è successo? E poi, come dicevo prima, il Signore mi vuole bene, quindi da questa mattina piano piano il tempo è andato a migliorare, la mia sposa non ha preso un goccio d'acqua e la cosa è andata benissimo, una sposa particolare, una coppia di sposi molto particolare, molto carini, simpatici, allegri, una coppia da rock and roll. E quindi è andato tutto alla grande, sono veramente felice di come è andata questa giornata, perché
da ieri sera si era presentata veramente male. Veramente male, no, ma che scherziamo, è molto particolare questa cosa. Ricordiamo appunto il tuo mestiere, che è questo, insomma, oltre a fare il fonico per Radio Vacanze, comunque il tuo lavoro principale è quello di far contente le persone attraverso il valore che esprimi con il tuo lavoro. Assolutamente, assolutamente sì, il valore che esprimo con il mio lavoro e il valore che ha un ricordo, perché una fotografia è un ricordo, certo. È fatta bene, è un ricordo migliore. Certo. Ecco, ricordiamo anche poi, che molti non lo sanno, ma Enrico è anche un appassionato del programma La Grande Guerra e dell'Italia Ascolta il Piave, e lui è un granatiere di Sardegna. Nel suo passato a 20 anni ha fatto questo servizio militare in questa specialità ed è rimasto molto affezionato e ha anche fatto delle bellissime foto in i posti che hanno visto poi la Grande Guerra, vero? Assolutamente sì, foto, video, riprese, filmati e quant'altro, quindi tutto ciò che ha riguardato quei posti li ho visitati, essendo un appassionato di alpinismo, di montagna, quindi sono andato a visitare quei posti dove normalmente chi non è appassionato, chi non è particolarmente, no, non a conoscenza, ma particolarmente dedito a arrampicarsi su per le montagne in posti abbastanza strani e pericolosi, non vede, per cui queste piccole cose che ho fatto io, ma le ho fatte per puro piacere personale, certo. E quindi per vivere momenti come quelli che ho vissuto quest'estate, certo. Ho vissuto un momento particolare facendo una via ferrata abbastanza semplice, voglio dire, sì. Dove abbiamo visitato le postazioni austriache e le postazioni italiane autentiche dell'epoca, proprio della Grande Guerra, dove i letti, le staccionate, i legni erano proprio quelli di 100 anni fa. È stata una cosa molto molto molto... E ora ne parleremo con Davide, che è il presidente dell'associazione Cimetti in Tre, e te la passerò poi come intervista, l'ho chiamato ieri. E hanno fatto un lavorone, perciò ecco perché bello, veramente mi ha fatto un bellissimo regalo per il compleanno Davide, raccontando appunto queste cose sulla Grande Guerra. Non voglio anticipare perché l'ascolteranno dopo insieme. Senti, io e te, come molti lo diciamo, saremo a Rimini il prossimo 13 ottobre per vedere le novità del mondo del turismo, perché andiamo a formarci anche noi, no? Assolutamente, e a portare le nostre novità, cioè quello, certo, che noi facciamo normalmente per i turisti che vengono a Roma, perché ci siamo resi conto, e cosa che succede anche a noi, che quando dei turisti vengono a Roma, poi alla fine di Roma sì, hanno visitato, hanno visto, hanno girato di qua e di là, di sotto e di sopra, però nei loro ricordi ciò che manca è l'immagine, certo, l'immagine di una coppia insieme, quindi, certo, noi andiamo a portare la nostra idea anche agli altri tuoi collaboratori. Facciamo questa, e poi non ci scordiamo che andremo a visitare una location molto bella, anche se la conosciamo ci fa piacere tornare, che è il castello di Arcevia, il nostro amico Angelo che ci aspetta con sicuramente il paradiso del re. Nel senso che chi arriva si sente un re, perché onestamente a tavola con Angelo non si invecchia mai. Poco, no, sicuro. No, Angelo è mitico, signori, lì da Angelo mi tolgo tanto di cappello, perché la pasta è fatta in casa, i funghi sono freschi, sono del luogo, l'olio, i vini e le cose, cioè voglio dire. Beh, noi poi alle 19:34 ci andiamo leggero, dovete andare d'Angelo, paradiso del re Arcevia, non si è ospiti d'Angelo, si è amici. Dopo provo a chiamarlo, vediamo se riesco a trovarlo per farlo entrare in trasmissione. Perfetto. Allora,
grazie ancora per quello che fai, per permettere alla Radio Vacanze di andare in onda e di portare questa trasmissione che si trasforma in un podcast fruibile a tutti in qualsiasi momento, anche per chi in questo momento è indaffarato e non può ascoltarlo. È importante questo. Grazie Enrico. E anche a te voglio dedicare una bellissima canzone che a me piace molto, ma veramente tanto, ed è Alma Latina, vediamo un po', Sera, ti voglio dedicare Sera di Van Sorrenti, proprio perché ovviamente alle 19:35 ovviamente è sera. E grazie ancora e auguri ai tuoi sposi che oggi hai fatto felice con il tuo lavoro. Allora, Flavio e Annalisa, due auguri. Ragazzi stupendi. Auguri da parte nostra anche della radio e per tutti Sera di Van Sorrenti. Ciao Enrico, stammi ciao, bene. Ciao a tutti i radioascoltatori. Ciao. Allora, Van Sorrenti, Sera, uno dei più bei successi di Van, di cui mi onoro l'amicizia. Un saluto a lui e a Claudia. Sera di Van Sorrenti. Thank you.
verrà e mi regalerà un tuo sorriso. Un tratto indelebile che il tempo fermerà. Alessio. Dimmi già. Ma l'hai sentito le ultime novità di Radio Vacanze? No. Sono quattro volte che te lo dico. Me l'è andata l'odorino, eh. Eh no, è un attimo, una volta voglio sentire pure io. Stai ascoltando Radio Vacanze, solo pure emozioni. Radiovacanze.com, viaggia in nostra compagnia. Questo programma vi è presentato da Viaggio e Vedo. L'Italia ascolta il Piave, la voce dei nonni in grigio verde, un programma ideato e condotto dall'artigliere Gianluigi Leoni. Eh sì, e questo è l'intro che sentite sempre ed è molto conosciuto per gli ascoltatori dell'altro programma, Italia ascolta il Piave, sulla Grande Guerra. E ho avuto veramente grande piacere di condurre, mi ha permesso di conoscere tante brave persone, tanti italiani e non veramente con dei valori molto molto alti, ed è un grande veramente onore anche averlo condotto. E abbiamo avuto in trasmissione veramente personaggi di una grande levatura, tra scrittori e sindaco delle di Puglia, che saluto molto volentieri, Leonardo Malatesta, lo storico, Andrea Rebora, uguale scrittore, Simone Zagagnoni, ugualmente bravissimo, insomma veramente veramente tanti, e anche le associazioni che vogliono raccontare questo periodo molto importante e anche molto recente, se vogliamo, per la storia. Ecco, nel compleanno appunto di una persona e della radio che vi fa compagnia, voglio farvi ascoltare appunto Ci Metti in Cielo, questa associazione che ha fatto veramente una cosa memorabile, e con l'occasione saluto anche tutti i miei amici del terzo gruppo artiglieria Semovente Pastrengo e Vincenzo di Guida e il colonnello Scrofani della Croce Rossa. Sentiamo appunto Daniele Avide che cosa ci racconta. Salve a tutti, sono Daniele Girardini, presidente dell'associazione storica Cime Trincee. Intanto ringrazio Gianluigi per l'opportunità che mi ha dato di presentare questo nostro ultimo progetto. È un progetto per non dimenticare la storia della Grande Guerra 14-18, che è una delle finalità del nostro sodalizio. Tra le tante richieste che normalmente arrivano a Cime Trincee, molte riguardano chi vuole conoscere la dislocazione dei vari ospedali da campo, delle unità sanitarie e altro che riguarda la sanità militare durante il primo conflitto mondiale. Richieste dovute al fatto che nell'Albo d'Oro nazionale, presente in rete, che tra l'altro anche questo è un nostro progetto di qualche anno fa, molti luoghi di morte dei vari soldati vengono indicati semplicemente con il numero dell'unità sanitaria dove il soldato è deceduto, senza nessun'altra indicazione né del luogo né della zona in cui questa unità si trovava al momento del decesso del militare in oggetto. E così la nostra associazione ha deciso di colmare questa lacuna, e dal 13 ottobre prossimo sarà online il portale www.sanitagrandeguerra.it. Questo portale è una banca dati gratuita per tutti, con oltre 25.200 luoghi digitalizzati per la ricerca delle sedi dei servizi sanitari italiani attivi nel periodo che va da maggio del 15 a novembre del 18. Questo progetto è stato realizzato esclusivamente col contributo volontario dei nostri soci e grazie alla collaborazione e all'approvazione dell'archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito e dell'Archivio Storico Centrale della Croce Rossa Italiana, dai quali sono state attinte le fonti ufficiali per il processo di digitalizzazione. Le finalità del progetto sono da ricondurre alla volontà di mantenere viva la memoria di un nostro socio prematuramente scomparso,
che aveva già iniziato una ricerca di questo tipo, nonché appunto alla necessità, come dicevo prima, di colmare un vuoto nell'ambito della storia dei servizi sanitari al fronte nel periodo 15-18. Le varie opzioni di ricerca nella banca dati permettono di conoscere tanto una singola sede di un reparto di sanità in un dato mese ed anno di interesse, quanto l'elenco generale delle unità sanitarie attive in una località a propria scelta. Quale corea di informativa, poi, il portale è completato da essenziali menu con utili schede distintive delle unità sanitarie italiane mobilitate dal Regio Esercito Italiano, dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare Ordine di Malta. Ci sarà anche una sezione news che accoglierà gli aggiornamenti nei contenuti del portale, ma anche ci saranno notizie su mostre, conferenze, novità editoriali o contributi personali pervenuti ai coordinatori del progetto, prevalentemente in tema di sanità di guerra durante il primo conflitto mondiale. Noi ci auguriamo con questo progetto di poter aiutare tutti quei parenti o storici più o meno che desiderano conoscere magari dove è morto il loro caro, e speriamo che questo progetto, insomma, possa essere d'aiuto a queste persone. E niente, va bene così. Ringrazio ancora Gianluigi per l'opportunità che mi ha dato di presentare questo progetto, che ripeto sarà in linea dal giorno 13 ottobre ed è consultabile gratuitamente da tutti. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona serata. E grazie a te, buona serata Daniele, scusa l'inceppo con il nome. Allora Daniele ci mette in c'è. Mentre noi chiacchieravamo, pensando di farmi uno scherzo, un altro ascoltatore di Radio Vacanze mi ha chiamato e per fare gli auguri. Ciao ragazza, come stai? Adesso sei in line. Pronto? Luigi. Ecco. Allora, in onda alla radio, buonasera, come stai Bruno? Buonasera Luigi, tanti auguri. Grazie, grazie. Quanti amici. Sto rispondendo a Facebook, mentre Piera sta lavorando dietro e mi sta picchiando, e 598 persone. E quando finisco? Accidenti, no, io su Facebook non ho messo niente, te voglio sentire. Grazie. Senti, abbiamo parlato con tante persone dell'importanza della radio come informazione. Ovviamente anche tu come mia amica hai viaggiato con Viaggio e Vedo. Secondo te quanto è importante un progetto come questo della radio che informa e che dà valore a chi vuole avvicinarsi al turismo? È importantissimo perché tu dai tanti consigli, giusto? Per forza, se no vengo rimosso dalla redazione, mi cacciano via a pedagne proprio, capito? Questa è una prerogativa. Bene, ti lascio alla cena, dai, così perlomeno mi hai fatto piacere, gli auguri e così. Questo è il bello della diretta, non possono dire che abbiamo preparato qualcosa. Grazie Brunella, buona serata a te. Buon compleanno e buona cena Luigi. Ciao, grazie. Sentiamo con calma. Ciao, certo, ciao. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Allora, questi sono gli ascoltatori di Radio Vacanze che appunto oltre a essere amici poi intervengono direttamente in radio. Fa proprio piacere questa piccola come si dice, incursione degli amici che ti vogliono salutare. Bene, io volevo farvi sentire veramente importante una cosa su Roma fatta da Alessio Maria Maffei, anche se molti in questo periodo non gli piace proprio, ma questo palazzo di Roma merita veramente di essere visitato quando si viene a fare un tour nella città. Alessio Maria Maffei, l'attore vocalist della radio, ci presenta Montecitorio, il palazzo della politica. Chissà se nel Settecento la lotteria pubblica raggiungeva montepremi da capogiro, come il Super Enalotto. Di sicuro era uno degli avvenimenti più popolari di Roma, al quale Stendhal dedica alcune esilaranti pagine delle sue passeggiate romane. Dalla terrazza sulla facciata principale i numeri venivano declamati alla folla che si radunava nella piazza, che anche all'epoca era leggermente rialzata. Il piccolo dislivello del terreno potrebbe essere all'origine del nome Montecitorio,
perché pare che si sia formato dall'accumulo di terra e rifiuti derivati dalla bonifica del vicino Campo Marzio. Il nome antico sarebbe quindi stato Mons Acceptorius, da cui Monte Citorio. Soltanto nel 600 però iniziano i lavori per realizzare un palazzo importante. È l'epoca in cui il proprietario della struttura è il principe Nicolò Ludovisi. Venuto a conoscenza dell'imminente cantiere, Bernini si applica per ottenere l'incarico della progettazione. Come aveva già fatto per la fontana di Piazza Navona, fonde un modellino del suo progetto in argento e lo dona alla moglie del principe. È lei a procurargli l'incarico, che l'artista assolve realizzando una imponente facciata convessa per assecondare ed esaltare la morfologia del terreno. Bernini non porta a termine il cantiere, perché il committente muore e vi subentra Papa Innocenzo XII Pignatelli. Suo architetto di fiducia è Carlo Fontana, che prende il posto di Bernini e interviene soprattutto sull'organizzazione interna dell'edificio e sul cortile, al fine di trasformare il palazzo nella curia pontificia. L'aggiunta più vistosa è il campanile, sormontato da una scultura girevole in bronzo con due ali e una clessidra, il tempo. La destinazione amministrativa non abbandonerà mai Palazzo Montecitorio, che con un colpo di genio il nuovo governo unitario sceglierà come sede della Camera dei Deputati nel 1871. L'unico spazio che risulta adatto a ospitare l'aula assembleare è il cortile, che verrà coperto da tale ingegner Comotto, che progetta per i sedili una struttura in ferro battuto. Sede quanto mai precaria e inospitale per i parlamentari, che pare dovessero proteggersi dalla calura estiva tenendo il cappello in testa. Nel 1902 la Camera ricorre all'ingegno dell'architetto Ernesto Basile, che interviene pesantemente sull'intera struttura. Di fatto Basile lascia intatta soltanto la facciata berniniana, mentre tutto il resto viene trasformato secondo il nuovo gusto liberty e un po' retorico. Nuovi marmi a pavimenti, dettagli decorativi e di design che rispettano la funzionalità e l'estetica. Montecitorio diventa un edificio all'avanguardia sia nella tecnica che nello stile. Il famoso transatlantico, ad esempio, dove fanno pausa i parlamentari tra una seduta e l'altra, deve il suo nome alle plafoniere che Basile sceglie per l'illuminazione. Sembra davvero di essere su una nave. Molto più rigoroso e impegnato è il linguaggio di Aristide Sartorio, il pittore che ha ideato l'enorme decorazione nella parte alta dell'aula. Una serie di figure che rappresentano la civiltà italiana, le virtù del popolo italiano e i periodi più notevoli della sua vicenda storica. Per farlo aderire perfettamente alla superficie curva, l'artista lo dipinse su carta e lo applicò solo in un secondo tempo alla parete. Basile realizzerà un nuovo edificio a pianta quadrata alle spalle di quello berniniano. La nuova facciata che dà su Piazza del Parlamento è l'esempio più felice dello stile dominante dei primi anni del secolo. Non quello anticonformista delle avanguardie, ma quello istituzionale, in cui le figure celano sempre una certa fierezza, acquistano posizioni inquietanti e soprattutto sembrano versioni animate di certe rigide sculture antiche. Tra le numerose sale di Montecitorio, forse quella più curiosa è quella di recente intitolata ad Aldo Moro. Gialla, enorme, è arredata con mobili che provengono dalla Reggia di Caserta. I'm
Viaggio Vacanze in collaborazione con Viaggio e Vedo e Ars Hotel 4 Stelle presenta Roma in Tours, sistemazione di 3 giorni e 2 notti presso Ars Hotel 4 Stelle, comprensiva di tour fotografico con autista in auto privata, degli itinerari scelti appositamente dall'agenzia Viaggio e Vedo e cena nel ristorante La Zagara in zona San Pietro. Fotografa e gusta i sapori di Roma a partire da 199 euro a persona. Per informazioni chiama lo 06 410 36 36 o 06 410 16 80 oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia, Roma. Radio Vacanze in collaborazione con Viaggio e Vedo e Ars Hotel 4 Stelle presenta Roma in Tours, sistemazioni di 3 giorni e 2 notti presso Ars Hotel 4 Stelle, comprensivo di tour fotografico con autista in Ape Calessino e cena nel ristorante La Zagara in zona San Pietro. Fotografa e gusta i sapori di Roma a partire da 219 euro a persona. Per informazioni chiama lo 06 410 36 36 o 06 410 16 80 oppure vieni in agenzia da Viaggio e Vedo in via Bartolo Longo 1, zona Rebibbia, Roma. Eh sì, alle 19.58 mi collego con una gran brava persona che è Attilio Gomitolo da Vicenza. Buonasera, come stai? Ciao, io bene, spero anche tu e grazie per la gran brava persona. È vero, lo sai, chi s'assomiglia se piglia. Allora io l'ho chiamato perché voglio chiudere con lui il programma in quanto lui mi ha mandato 2 bottiglie di grappa che a breve arriveranno finalmente a Roma. Speriamo. Stavolta è andata. Allora Attilio, come va lassù? Che tempo fa? Qui il tempo è bello in questo periodo, tranne che per l'altro giorno che è nevicato su in montagna fino a circa 1600 metri. Ecco qua. Allora Attilio, come me, è protagonista del programma L'Italia Ascolta il Piave e racconta le vicende della fanteria. Molto bene. Attilio, guarda, ho mandato in onda prima Cime e Trincee e sarà stato uno spettacolo. Ti ringrazio allora di questa piccolo flash e ci aggiorniamo a martedì prossimo. Va bene? Ho da raccontarti qualcosa di nuovo. Allora mi fermo. Vai! Se vuoi. Niente, allora qui sull'altopiano di Asiago, sì, ancora l'anno scorso, è stata ritrovata una salma di un nostro soldato dei 15-18. Sì. Un fante, si presume, perché in quel posto lì ha combattuto la brigata Forlì. Molto probabilmente un meridionale anche, tra le altre cose. Il motivo per cui te ne parlo è perché dopo un anno e mezzo non siamo ancora riusciti a tirarlo fuori a causa delle leggine che abbiamo in giro per l'Italia che ci rompono le scatole e basta. Cioè. Ed è soltanto burocrazia inutile che non porta da nessuna parte. Noi infatti ci siamo impegnati adesso, no, in maniera particolare per muovere sta roba, speriamo che se tu ci dai una mano. Come no? Allora martedì ci colleghiamo e parliamo proprio di questo. Allora, grazie Attilio di essere stato con noi, un abbraccio e ancora complimenti per il lavoro che fate. Grazie a tutti voi, buonanotte, ciao. Ciao. Grazie, come siete, la passione forte del nostro amico è importante. Bene, allora io ringrazio nuovamente tutti, scuso con la regia di questo minuto di sforamento, vi abbraccio, vi auguro ancora ogni bene e voglio ringraziare infine le 623 persone che mi hanno fatto gli auguri. Grazie tante e alla prossima con Radio Vacanze qui con Gianluigi a mercoledì. Hai ascoltato Radio Vacanze, un programma ideato e condotto da Gianluigi Leoni a cura della Viaggio e Vedo, che vi dà appuntamento a mercoledì prossimo su www.radiovacanze.com.